vostra fiducia che vale più del voto e quindi vi chiedo di metterci alla prova. Non la faccio lunga, ecco, noi non abbiamo una lira e quindi ci mettiamo in piazza d'Albenga salendo in piedi su una seggiola di plastica, mentre qualcun altro che i soldi li prende in altra maniera fa cose molto più eleganti, però io preferisco così, preferisco essere in mezzo alla gente così, senza spendere quattrini e raccontandovi che idea di Albenga e d'Italia ho. Numero uno, me l'hanno detto le persone che ho incontrato adesso uscendo dall'ospedale per andare a incontrare medici e infermieri, in più di una signora mi ha detto: per Albenga non si può più passeggiare. Io mi prendo l'impegno di rimandare a casa tutti i clandestini che sono qua a rompere le scatole e a fare un accidente dalla mattina alla sera. Con calma, via per via, giardinetto per giardinetto, autobus per autobus. Non è possibile che mandare i propri figli a scuola o al lavoro prendendo il treno sia un'avventura, perché si sa quando si esce, ma chissà come si torna. E nell'Italia che ho in testa le porte sono aperte per chi scappa dalla guerra e per chi porta rispetto. Per chi viene qua a far casino, magari inizia a dire: non mi piace il crocifisso, non mi piace il pesto, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Mangia come vuoi e prega Dio che vuoi. Però fino a prova contraria, qua c'è una storia, una cultura, c'è una repubblica che ha qualche secolo di storia alle spalle, che era una capitale mondiale. La Liguria era una delle capitali mondiali del commercio, della ricchezza, del sistema bancario, prima che arrivasse il PD. Perché il Monte dei Paschi di Siena è sopravvissuto a guerre mondiali, epidemie, peste e carestie, ma non è sopravvissuto al PD. E qua avete da scegliere uno degli esponenti che più di altri hanno difeso Renzi e la signorina Boschi nel disastro delle banche, quindi più che altrove ad Albenga e provincia di Savona una scelta di vita fra chi ha scelto di salvare i banchieri e chi invece si ripropone di salvare i risparmiatori e magari vorrebbe qualche banchiere in galera di quelli che hanno rovinato migliaia di risparmiatori. Sicurezza, l'abbiamo detto. Lavoro, con l'impegno numero uno che ogni giorno che il buon Dio manda in terra alzandomi io riconfermo con me stesso, prima che come impegno politico, come impegno umano e sociale, cancellare la legge Fornero che sta rovinando milioni di italiani che non possono morire in azienda, morire in barca, morire in ospedale, godersi qualche anno di pensione, magari vedere in faccia i propri nipotini e le proprie nipotine significa meritarsi 40 anni, 41 anni di contributi versati, che qualcuno a livello del governo non ricorda, che sono contributi degli italiani, che gli italiani hanno dato in prestito allo Stato, non sono soldi dello Stato che generosamente ti vengono restituiti. Quindi io ritengo doveroso che dopo 41 anni di lavoro, oppure sommando 100, l'età anagrafica e l'età contributiva, ci si possa godere almeno qualche anno di riposo, anche perché se magari uno si gode la pensione a 62 anni, poi magari viene ad Albenga, poi magari spende 2 lire, poi magari cambia la macchina, poi magari fa un regalo ai nipotini e l'economia gira. E se tu tieni in ospedale, come ho visto la signora prima, con 3 invalidi a casa, una donna fino a 67 anni a timbrare il cartellino, e quella signora io penso che non abbia tanta voglia di spendere o di sorridere quando torna in casa la sera.